Radio Sankara. Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo. Radio Sankara. Tutti i colori del mondo. Radio Sankara. Tutti i colori del mondo. 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 Eccoci, eccoci. Buonasera ragazzi. Nuova puntata con Radio Sankara Live, tutti quelli del mondo. Stiamo per lasciarci alle spalle, perché siamo al 26 di febbraio, stiamo per lasciarci alle spalle il febbraio più triste che si ricordi a queste latitudini, visto che non c'è stato nessun carnevale. Appuntamento, speriamo, rimandato solamente a settembre. Almeno ci consoliamo con le belle giornate che insomma ci sta regalando, addirittura anche con la nebbia, visto che c'è stato questo fenomeno davvero particolare della nebbia dal mare che ha avvolto Viareggio ieri l'altro. Insomma, immagini molto suggestive per una città insomma che sostanzialmente non è mai abituata a vedere questo. Buonasera da Simone Pierotti, vado subito a presentare i componenti storici di Radio Sankara. Buonasera Stefano Piccolomini. Buona serata a tutti. Sono in regia, sicché devo stare attento, esatto, a quello che faccio. Ma è questo che ci fa? Non lo so, è tornato. Ah, buonasera bentornato Bartolini. Sono risorto, buonasera a tutti amici. Bentornato, bene, allora visto che sei risorto, allora ti do subito la parola, va bene? Così fai te l'introduzione. Faccio io, vai. Grazie. Oggi parliamo di uno dei grandi misteri d'Italia. Parliamo infatti della strage di Bologna del 2 agosto dell'80, uno appunto dei tanti misteri italiani che almeno a livello giudiziario sembrava chiuso nonostante le tante zone d'ombra, e che invece fortunatamente nei mesi scorsi è stato incredibilmente riaperto grazie alle indagini della Procura di Bologna e dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, che in questi anni non hanno mai smesso di cercare la verità e che dopo tanto sembra finalmente la verità a portata di mano, forse non tutta ma almeno in buona parte. Ma prima di presentare l'ospite di stasera fissiamo dei punti, perché la storia della strage di Bologna è lunga 40 anni e quindi è bene fissare dei punti per i nostri ascoltatori. Quali sono queste novità che nei mesi scorsi si sono registrate? Sono state intanto chiuse le indagini nei confronti, e sarebbe un caso più unico che raro in Italia, dei presunti mandanti, degli organizzatori e dei finanziatori della strage. Si tratta di vecchi nomi che ogni tanto ritornano: il capo della loggia P2 Licio Gelli, il suo braccio destro Ortolani, l'ex capo dell'ufficio affari riservati, l'antesignano dei nostri servizi segreti civili Federico Umberto D'Amato, e del giornalista Mario Tedeschi. Nel frattempo questi quattro signori sono tutti deceduti, quindi nei loro confronti non è possibile avviare un processo. Sempre lo scorso anno, inoltre, è stato condannato in primo grado all'ergastolo l'ex NAR Gilberto Cavallini, che è considerato dai magistrati il presunto quarto uomo del comando che insieme ai camerati Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, che nel frattempo sono già stati condannati in via definitiva perché esecutori materiali della strage, coloro che la mattina del 2 agosto piazzarono la bomba nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione, che uccise 85 morti, che fece 85 morti e ferì 200 persone. Però in questi giorni la novità più importante sulle indagini sulla strage di Bologna riguarda sicuramente Paolo Bellini. Chi è Paolo Bellini? Un ex di Avanguardia Nazionale, negli anni 90 è stato killer al soldo dell''Ndrangheta e che pochi giorni fa è stato rinviato a giudizio perché è sospettato anche lui di essere uno degli esecutori materiali della strage. Chi è veramente Paolo Bellini? Non basterebbe forse neanche una serie TV per raccontarlo. Ci facciamo aiutare stasera da un collega, un giornalista di Reggio Emilia, fra l'altro città natale di Paolo Bellini, che si chiama Giovanni Vignali, che ha scritto due libri sulla figura di Paolo Bellini, l'ultimo uscito pochi giorni fa proprio in concomitanza con il rinvio a giudizio dell'ex Primo La Nera. Il libro si chiama L'uomo nero e le stragi, che è edito da Paperfest. Ciao Giovanni, chi è Paolo Bellini, insomma? Raccontaci. Ciao, buonasera. Dunque, in estrema sintesi, è un personaggio che entra ed esce da molti capitoli ambigui e controversi della storia italiana. Negli anni 70 uccide a Ceste Campanile
un giovane di lotta continua, ma si scoprirà che è stato lui, cioè che è stato Paolo Bellini, solo 24 anni dopo, 25 anni dopo, quando Bellini lo confesserà. Bellini scappa un anno dopo questo omicidio e va a farsi una nuova identità in Brasile, rientra in Italia sotto falso nome, si muove attorno a Bologna negli anni attorno al 1980, viene una prima volta implicato nelle indagini proprio sulla strage alla stazione, ma ne esce prosciolto dopo 9 anni di indagini, 9 anni fra l'83 e il 92. Poi Bellini ricompare in due scenari della storia recente d'Italia particolarissimi. Il primo è la stagione del 92-93, cioè l'uccisione di Falcone Borsellino e le bombe che la mafia mette in continente a Firenze, Milano e Roma. Bellini in quel momento è in Sicilia, tratta uno scambio per conto del nucleo tutela patrimonio artistico dei carabinieri con alcuni mafiosi e dialoga con questi mafiosi di altissimo calibro, di altissimo profilo, il boss Nino Gioè, uno degli uomini del comando che uccise Falcone, viene ascoltato Bellini mentre parla anche da Giovanni Brusca. Ad ogni buon conto, un anno dopo Bellini inizia una collaborazione con lo Stato, con la Direzione Nazionale Antimafia, e spiega questa sua trattativa che non va a buon fine ma che viene scandagliata dai magistrati perché ha moltissimi punti diciamo così oscuri. Infine, proprio perché è bene non tediare chi ci ascolta, come dicevi tu, sul finire degli anni 90 viene arrestato e ammette oltre 10 omicidi di persone di origini calabresi che lui dice io uccidevo perché ero un killer al soldo dell'andrangheta. Ecco, questa è una vita veramente incredibile, quella di Paolo Bellini. Ricordiamo nel 76, se non vado errato, lui perché ricercato per un tentato omicidio scappa in Brasile, dove si costruisce una nuova identità, Roberto da Silva, e sotto questa falsa identità riesce incredibilmente a tornare in Italia, dove vive principalmente a Foligno, e in questa per anni vive sotto falsa identità. È un periodo molto particolare della sua vita, anche alla luce delle nuove indagini che sono state condotte su Paolo Bellini, perché nella vita di Paolo Bellini ricorre un personaggio molto importante per la strage di Bologna, per le indagini sulla strage di Bologna, che è Ugo Sisti, al tempo della strage procuratore capo di Bologna. E negli anni, sembra incredibile, se non ci fossero di mezzo dei morti sembrerebbe una storia dalla commedia all'italiana, cioè Bellini torna in Italia sotto falsa identità e ha rapporti con questo Ugo Sisti, amico del padre di Bellini, Aldo Bellini, ex fascista, ex paracadutista della Folgore, se non sbaglio. Ha contatti proprio con questo magistrato Ugo Sisti, che incredibilmente il giorno dopo, la notte dopo la bomba alla stazione di Bologna, viene trovato nell'albergo del padre di Bellini. E durante la sua latitanza in Italia sotto falsa identità, Bellini ha rapporti con questo magistrato, che negherà di aver riconosciuto in questo da Silva il figlio dell'amico. Ci puoi spiegare meglio questo, perché se no non si capisce come questo uomo abbia vissuto così nell'ombra, no? In una stagione molto particolare, sono gli anni appunto della strage di Bologna e delle indagini. Certo, sì, il punto è che destò grandissimo clamore questo anche all'epoca, ma va spiegato bene perché è, come dicevi tu, a tratti surreale e inspiegabile quello che è accaduto.
Fellini tenta un omicidio nel 76, scappa, va in Brasile, si costruisce una nuova identità, si fa anche due plastiche facciali, cambia leggermente la fisionomia del volto, rientra in Italia, si muove liberamente fino a quando non viene arrestato nell'81 fra Foligno, come dicevi, Bologna, ma anche la Svizzera e la Germania. Una delle persone che Bellini frequenta in quel periodo è Ugo Sisti, procuratore capo di Bologna. Allora, già che un latitante sotto falso nome frequenti un giudice, è un fatto di per sé abbastanza bizzarro. Le bizzarrie però sono solo all'inizio, perché come ricordavi, la sera dopo la strage alla stazione di Bologna, Ugo Sisti, procuratore capo, anziché rimanere nella città di Bologna a indagare, anziché stare sul luogo dove si è consumata questa strage terribile, se ne va da Bologna, non dice a nessuno dove va, non ha la scorta ai funzionari della questura, e viene trovato per una perquisizione quasi casuale a casa del padre di Paolo Bellini, e ai poliziotti che gli chiedono che cosa ci facesse lì, lui risponde: avevo bisogno di prendere un po' di fresco. Questa è la risposta che il procuratore capo di Bologna dà a 24 ore dalla strage a chi lo ha trovato a casa di un estremista di destra. Le stranezze non sono finite, ne aggiungo un'ultima, un po' per non spoilerare un po' il libro che ho appena scritto, magari qualcuno può essere interessato ad approfondire, ma anche per non complicare troppo l'ascolto. E, come dicevi, il padre di Bellini era una persona rappresentativa della destra italiana, aveva rapporti con l'allora Movimento Sociale Italiano, e in uno di questi viaggi Bellini, sotto falso nome, che pilotava gli aerei, porta Ugo Sisti dal ministro, almeno questo si ricostruisce dagli atti, dal ministro degli interni. Ora, anche qua è davvero stupefacente che un giudice vada a trovare un ministro degli interni e si faccia accompagnare in aereo da un latitante sotto falso nome. È una cosa alla quale si fa fatica a credere. E lo fa poi, non per spoilerare, ma tanto è già stato accertato che lo fa in un periodo particolare, perché lo fa pochi giorni dopo l'omicidio di Aldo Moro. E un altro interrogativo è: cosa ci fa un giudice, appunto, che vola con uno sconosciuto, per di più latitante, per di più Paolo Bellini, perché non ci va con la scorta, poi perché va dal ministro dell'interno invece magari di andare dal ministro della giustizia? Cioè, è un viaggio, sembra che non sia un viaggio istituzionale. Ma Ugo Sisti, fra l'altro, rientra nella la vita di Ugo Sisti e quella di Paolo Bellini si rincrociano in un altro momento particolare, perché Ugo Sisti, dopo essere stato procuratore capo a Bologna, diventa direttore del DAP, del Dipartimento degli Affari Penali, quindi colui che gestisce le carceri italiane. Proprio quando Ugo Sisti è direttore del DAP, Bellini inizia un girovagare. Bellini, sotto falso nome, sempre da Silva, perché l'identità non è ancora stata scoperta, si scoprirà solo nell'81, se non sbaglio. Inizia un girovagare di carceri molto anomalo per qualsiasi detenuto in Italia, fino ad arrivare nell'81 nel carcere di Sciacca, dove instaura un rapporto molto importante nella sua vita, che poi lo ritroveremo 10 anni dopo in un momento molto particolare, alla vigilia delle stragi appunto terroristico-mafiose di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e poi quella in continente. Proprio nel carcere di Sciacca nell'81 incontra la figura di Antonino Gioè. Antonino Gioè è una figura molto particolare nella mafia, perché è legatissimo a Totò Riina, è uno, come ricordavi te, che partecipa all'attentato di Giovanni Falcone, ma soprattutto è cugino di Francesco Di Carlo, boss anche lui di Altofonte, arrestato in Inghilterra per traffico di droga, ma soprattutto colui
che diversi collaboratori di giustizia dicono avesse rapporti con i servizi segreti, che tramanda a Gioè. Ci puoi spiegare un po' questo strano intreccio? Allora, all'elenco delle stranezze ne dobbiamo aggiungere una che non avevo detto prima. In realtà non è vero che quando Paolo Bellini, sotto il falso nome di Roberto da Silva, viene arrestato, immediatamente venga scoperta la sua falsa identità. Esatto. La stranezza più incredibile è questa. Viene arrestato questo personaggio che si qualifica come brasiliano Roberto da Silva, che ha rubato dei mobili. Viene mandato in galera, viene processato, viene spostato da un carcere all'altro, ma per un anno circa continua a dire che è Roberto da Silva, e tutti gli accertamenti che vengono fatti dall'autorità per verificarne la bontà dell'identità, la fondatezza dell'identità, falliscono. Quindi Bellini trascorre, diciamo così, sotto falso nome circa un anno spostandosi da un carcere all'altro, e chi cerca di stabilire la sua identità non ci riesce, perché sono sparite persino da Modena, dove aveva fatto la visita di leva, le sue impronte digitali. Quindi Bellini passa un anno in carcere sotto falso nome e si sposta molto velocemente, cioè viene spostato molto velocemente da un carcere all'altro, cosa che rende anche più difficoltoso identificarne fino in fondo la reale identità, appunto, scusa il gioco di parole. E chi lo sposta è l'autorità che presiede le carceri, e a capo di quella autorità nel frattempo è arrivato l'ex procuratore capo di Bologna, sempre lui, Ugo Sisti. Quindi è quasi una trama da romanzo, ma è molto reale quello che stiamo raccontando. In uno di questi soggiorni carcerari, di questi periodi di detenzione a Sciacca in Sicilia e poi a Palermo, Bellini effettivamente incontra Antonino Gioè è il boss mafioso che poi nel 94 verrà trovato morto in carcere, suicida. No, nel 93, e proprio pochi giorni dopo le stragi in continente a Roma e Milano. Un suicidio molto strano, di quelli che sembra quello che, certo, su questo suicidio ha detto Di Carlo a Report, certo, che ha detto che secondo lui ci sono dubbi su questo suicidio, ma non posso, poi Di Carlo è morto adesso di Covid, okay, quindi non sì. È che ecco. E quindi i due fraternizzano in carcere nell'81, e questo rapporto 9-10 anni dopo tornerà di attualità, perché quando Bellini si recherà in Sicilia attiverà il vecchio contatto con l'amico conosciuto in galera per provare a instaurare uno scambio, e lo scambio consisteva in recupero di opere d'arte rubate da parte della mafia in cambio di benefici carcerari a dei boss, a dei super boss mafiosi detenuti al 41 bis. Siamo nel periodo del 92, siamo nel periodo in cui muoiono Falcone e Borsellino, e questo scambio non va a buon fine, ma i magistrati osservano che questo parlare di Bellini con Gioè, di opere d'arte, di quadri, in un dialogo viene fuori la Torre di Pisa, in un certo senso concentra l'attenzione della mafia sul patrimonio artistico del paese, e un anno dopo la mafia colpisce il patrimonio artistico del paese, cioè colpisce l'Accademia dei Gergoffi di Firenze, due chiese importantissime a Roma, San Giovanni e San Giorgio, San Giovanni Laterano e San Giorgio al Velabro, e un museo a Milano. Bellini è stato indagato come sospetto, suggeritore della mafia di questa strategia, ma è stato prosciolto.
quindi è uscito pulito da quella indagine che è stata condotta a Firenze. E non di meno chi lo proscioglie però coglie lo spunto che dicevo prima, e cioè che da questi dialoghi, da questi confronti, se vogliamo chiamarli così, tra un ex terrorista nero e un boss mafioso, alla mafia sorge l'idea che colpire il patrimonio artistico del paese sia un buon modo, se vogliamo dirla così, di ricattare lo Stato. E quindi è un altro capitolo, come dicevo in precedenza, molto, molto ambiguo, molto controverso. Anche perché Gioè, prima di suicidarsi, insomma, prima di morire nel carcere di Rebibbia, lascia una lettera, proprio appunto mentre facendo capire che lui è a conoscenza della strategia che, mafiosa che Rina nel 91 in una riunione Enna stila, cioè con l'obiettivo di appunto uccidere chi secondo lui aveva tradito i patti con la mafia e poi colpire il continente. Gioè dice, lancia una frase sibillina e accusa Bellini, come dire, se volete capire cosa è successo chiedete conto anche a Paolo Bellini, che lui intuisce o sospetta essere un infiltrato dello Stato. Sì, sì, è così, ma come dire, oggi alla vigilia della riapertura del processo per la strage alla stazione di Bologna, Bellini è stato ascoltato in altri processi, il 'Ndrangheta stragista è stato ascoltato in precedenza nel processo per la trattativa Stato Mafia. Bellini si qualifica come emissario inviato dallo Stato per parlare con la mafia. Lui si difende dicendo: io andavo là, perché poi in tutto questo bisogna ricordarlo, Bellini si è sempre proclamato innocente per Bologna, e su questa parentesi mafiosa lui dice: io andavo là, ascoltavo i discorsi dei mafiosi e li riferivo al mio contatto. Il suo contatto era il maresciallo Roberto Tempesta del nucleo tutela del patrimonio artistico dei paesi. Lui dice: io ho fatto il mio dovere, cioè li ho avvertiti che Gioè parlava di testualmente buttare giù la torre di Pisa. Qui però la dico così perché prendo in prestito le parole della motivazione della sentenza di primo grado sulla trattativa Stato-Mafia. Allora, Bellini è stato ascoltato in quel processo e si è tornati su questo capitolo. Ora, che Bellini abbia fatto una missione in Sicilia e che avesse un contatto col nucleo tutela patrimonio artistico del paese è un fatto accertato. Che a un certo punto questo canale si interrompa, perché dice Tempesta, il maresciallo, perché Mori all'epoca considera Bellini una persona non affidabile, non in grado di portare avanti quell'interlocuzione, è un altro fatto. Però i magistrati della trattativa si domandano una cosa: quando anche se le cose siano andate effettivamente così, perché le versioni divergono su questo, cioè ci sono sia sui tempi che sui modi, però quando anche le cose siano andate così, perché comunque non si è continuato a seguire Bellini, che stava andando in quel periodo in Sicilia, e seguendolo si sarebbe scoperto il suo rapporto con Gioè, si sarebbe potuta in anticipo disarticolare la cosca di Altofonte e capire meglio dove andava, chi incontrava e perché. Invece semplicemente dicono: è stato, come dire, interrotto il contatto, il rapporto, e forse si è persa un'occasione per agire in anticipo e magari anticipare strategie mafiose che sono andate avanti. Quindi questo è il punto. Nel momento in cui non c'è nessuna prova che dica che Bellini è stato il suggeritore della mafia in questa strategia di attacco al patrimonio artistico, però comunque rimane in evaso un punto: perché viene mandato, cioè va e informa il nucleo tutela patrimonio artistico
di questi colloqui, a un certo punto la cosa si interrompe e però non viene seguito, no? Non viene seguito e magari si poteva trovare prima Antonino Gioello, si poteva arrestare prima, si poteva colpire prima la cosca di Altofonte, si potevano fare delle perizie calligrafiche su un bigliettino che Bellini riceve da Gioè con i nomi dei boss da, tra virgolette, graziare. Ecco, che arriva Mori, che arriva il colonnello Mori, a quel tempo vicecomandante del ROS dei Carabinieri, il bigliettino. Se arriva il colonnello Mori, diciamo che le motivazioni della sentenza della trattativa lasciano un punto interrogativo molto, molto grande su questo, perché come dire, Tempesta non era neanche dei Rossi, esatto. era di un altro reparto, però certamente c'è stato a un certo punto un momento in cui chi stava lavorando su questo, al di là di qualificare Bellini come non credibile come interlocutore, non ha però mosso, come dire, ulteriori passi che si sarebbero dovuti probabilmente muovere per poter, ripeto, come obiettivo di minima, se la vogliamo chiamare così, disarticolare la cosca di Altofonte, che comunque era una cosca molto forte, molto potente, alleata dei Corleonesi, quindi non stiamo parlando di una cosca di secondo piano, sì, o di un picciotto semplice. Antonino Gioè copriva un ruolo veramente importante. Hai una domanda da parte di Simone? Sì, sì, ciao Giovanni. Ora spero di non spoilerare qualcosa del libro, però leggendo un po' la vicenda di Paolo Bellini mi ha colpito un elemento, cioè che si è rivelato decisivo, un elemento probatorio nell'indagine della Procura di Bologna, un vecchio filmato amatoriale in cui l'ex moglie di Bellini lo ha riconosciuto, ma si parla comunque del novembre del 2019, quindi molto recente. Questo in effetti, insomma, è una considerazione che ti giro, che è, diciamo, l'ennesimo elemento, se vogliamo, da serie TV, insomma, da romanzo, di una storia che già di per sé è veramente fuori dal comune. Sì, tutta la vicenda di Bellini è fuori dal comune. Scriverla ha richiesto, come dire, da parte mia, a parte la verifica ovviamente e il riportare in modo molto puntuale tutti gli atti, anche uno sforzo per rendere chiaro una trama intricatissima e a tratti da spy story, mentre stiamo parlando di realtà, non dobbiamo, come dire, allontanarci dal fatto che questi sono fatti contestati in tribunali italiani e la realtà non è un film. Su questo fotogramma che dicevi e sulla successiva testimonianza della moglie interrogata, sì, è il punto, uno dei punti focali della riapertura delle indagini su Bologna. È stata fatta una perizia che dice che in 9 punti del volto, no, con le tecnologie di oggi, quel volto trovato nel filmato amatoriale è compatibile con quello di Bellini all'epoca. Di contro, siamo all'apertura del processo, dobbiamo anche dire che Bellini continua a professarsi innocente, continua a dire che quella persona ritratta in quel fotogramma non è lui, chiederà una controperizia e quindi ci sarà, immagino, questa controperizia in tribunale. Dice che all'epoca lui aveva ben visibile sul volto una cicatrice che in quel filmato amatoriale su quel volto non si vede, e la dico così, diciamo che i processi che si sono celebrati in questi anni su perizie fotografiche, esame del DNA, cioè strumenti scientifici, no? Per provare a fissare con certezza degli elementi, ci hanno insegnato che sì, sono strumenti questi nuovi che sono importantissimi, ma non bisogna credere o pensare che siano di per sé esaustivi, perché faccio un esempio,
per anni abbiamo seguito tutti, inevitabilmente, perché ne parlavano tutti, il processo di Cogne, ma anche lì sull'esame del DNA non è che le controperizie siano mancate e abbiano messo in dubbio le tesi dell'accusa. Quindi io su Bologna credo che certo questo elemento sarà importantissimo, però non credo che sia l'unica cosa quale l'accusa si concentrerà. Credo che l'accusa squadernerà tutti gli atti, per ora sono conosciuti in parte gli atti, non tutti, e che quel fotogramma sarà uno degli elementi, poi ce ne sono altri. Siccome stiamo parlando della strage della stazione di Bologna, avete in apertura di trasmissione ricordato anche le persone che ovviamente non verranno processate, perché non si processano i defunti, ma la procura ha fatto un grosso lavoro, ad esempio di tipo la procura generale di tipo bancario, sulla ricostruzione dei flussi di denaro attorno alla strage di Bologna, e quello può essere un altro elemento, un'altra pista che potrebbe riservare sorprese rilevanti. Ecco, a parte giustamente si ricordava in apertura le varie implicazioni della strage di Bologna, che Bartolini, correggimi, era più grave che sia registrata in Italia dal dopoguerra a oggi, con le sue 85 vittime. Abbiamo prima detto, Giovanni, che questa storia presenta varie zone d'ombra, oltre che elementi che la renderebbero degna di un romanzo o di una serie TV. Questo ti volevo chiedere: pensi che, immagino, insomma, ti farebbe anche piacere che dal tuo libro si possa sviluppare l'idea di un documentario, di una serie TV, visto che comunque di questi tempi c'è un po', passami il termine, la moda di andare a ripescare delle storie che sono un po' rimaste ai margini, sono, diciamo, delle storie all'interno della storia con la S maiuscola? Ma io sono stato contattato da un documentarista che ha fatto una serie di documentari sulla cronaca nera italiana, che mi ha chiesto informazioni, sta leggendo il libro e questa ipotesi esiste. Io però, per così dire, no? Nel libro sono anche molto attento a fissare quello che è un dato che non dobbiamo mai dimenticarci, cioè adesso sta partendo un processo. Io ho costruito un libro che racconta un personaggio per quello che è il punto di vista di oggi, ma che non anticipa ovviamente la sentenza del processo che parte. Quindi può essere che ci sia un lavoro di questo tipo, passare dalla carta, dal libro, dal saggio al video, a un documentario, a una serie TV. Credo che nel momento in cui parte il processo, no? Sia abbastanza naturale che tutti noi seguiamo quel processo. Seguiamo l'accusa, la difesa e infine la sentenza. Perché stiamo comunque, ripeto ancora una volta, dentro la realtà. Questa non è fiction, sono morte davvero 85 persone a Bologna, i familiari delle vittime hanno perso dei familiari, dei figli, dei padri, delle sorelle, quindi credo che non si debba cadere nella tentazione di considerare questa serie incredibile di fatti inspiegabili come non parte di una realtà molto drammatica. Dobbiamo sempre ricordarci, anzi ci tengo a elogiare pubblicamente il lavoro dell'associazione 2 agosto, familiari delle vittime, perché si deve in modo importante anche a loro, soprattutto a loro e alla Procura Generale, la riapertura dell'inchiesta. Ecco, infatti Giovanni, bisogna sempre ricordare che Bellini, il processo si aprirà il 16 aprile, per tutti e per lui vale la presunzione di innocenza ovviamente,
e soprattutto, come, come ricordavi giustamente te, grazie anche ai familiari delle vittime che si era aperto una storia che sembrava chiusa con molti sempre lati oscuri. Infatti, se non ricordo male, è grazie all'associazione dei familiari delle vittime che si è ritrovato il filmino Super 8 registrato da un turista tedesco che quella mattina si trovava alla stazione di Bologna, e viene ritrovato quello che poi dà il via alle indagini e fa vedere il flusso di denaro che, da, per non farla troppo lunga, insomma, ma che dalla P2 sarebbe arrivato nei conti degli NAR e degli altri neofascisti che hanno, o presunti tali, che hanno partecipato alla strage. Io ti volevo chiedere una cosa: siccome appunto la storia di Bellini e la figura di Bellini è camaleontica, ritorna in vicende veramente che hanno devastato la storia d'Italia, e sembra che ci sia un filo nero che collega la strage di Bologna con quello che succederà poi 10 anni dopo con le stragi di mafia in continente. Te in un dibattito con il procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, che per tanti anni ha indagato su queste vicende, hai parlato di un, come se ci fosse uno stato sotterraneo, non parallelo ma sotterraneo, che e con gli stessi personaggi che si ritrovano veramente quasi in una strategia unica. Cioè, la strage di Bologna, che servì per destabilizzare il paese, fu quasi un'anticipazione di quello che poi successe nel 92-93, in un periodo molto particolare della nostra Repubblica. E Bellini sembra... No, e Bellini sembra il testimone che si ritrova in queste vicende. Chi è alla fine Paolo Bellini? Questo. Guarda, ti ringrazio, tu in realtà hai attribuito a me le parole di Scarpinato, ma devo dare atto che è stato Scarpinato a parlare di Deep State e a fare questa considerazione, e quindi un personaggio molto più autorevole di me, perché il procuratore generale di Palermo è figura che ha indagato su queste vicende per decenni. Non c'è dubbio che Bellini ritorni, come dicevo in apertura di trasmissione, in capitoli molto diversi. Non c'è dubbio che assieme a lui alcuni altri personaggi ritornino con ruoli diversi, ma nelle stesse vicende. Faccio riferimento in particolar modo, e sto parlando di persone che non è che sono state condannate, però che l'avvocato Menicacci, che introduce Bellini a Foligno prima della strage di Bologna, ritorni nelle indagini sistemi criminali e con un riferimento al fatto che si muove per costruire le leghe del sud negli anni 90, è un fatto che gli investigatori hanno messo dentro una inchiesta. L'altro fatto importante è che ci sia un personaggio che credo adesso stia in galera in Centrafrica, almeno era così alcuni mesi fa, Elio Ciolini, personaggio inquietante che ha fatto opera di depistaggio e ha dato informazioni molto confuse, molto inquietanti su Bologna, abbia fatto lo stesso anche prima delle uccisioni di Salvo Lima e poi dell'escalation che porterà alle morti di Falcone e Borsellino. Cioè, certamente c'è il ritorno di come dire, alcune figure, ripeto, i libri non servono a emettere sentenze, le sentenze sono quelle che si mettono in tribunale e a questo bisogna stare. Però, siccome i libri servono, credo, per pensare e per interrogarsi, più che dare delle risposte, la tua domanda è molto interessante e molto ultimativa, però io credo che più che darsi una risposta, una sentenza, dobbiamo continuare a farci delle domande, perché se non ci facciamo delle domande ci accontentiamo in modo acritico di come ci raccontano le cose. Allora io credo che la domanda da farsi attorno a Bellini, e spero di risponderti in questo modo, sia questa: è credibile che questo personaggio entri ed esca da capitoli così diversi della nostra storia rimanendo illeso, ricevendo condanne tutto sommato piuttosto miti
per i delitti che commette e che abbia fatto tutto da solo sempre, è credibile che abbia avuto, certamente ha una grandissima abilità, la dimostrerà credo anche in tribunale a Bologna. Anche perché, scusa Giovanni se ti interrompo, con una frase orribile, quasi irripetibile, quando ha saputo del rinvio a giudizio, Paolo Bellini ha detto ci vedremo in tribunale e lì rideremo, una frase orribile perché si sta parlando di 85 morti, però potrebbe essere anche un messaggio a chi deve intendere che forse potrebbe dire delle cose sconvolgenti su quella strage. Io, ecco, mi domando nel momento in cui l'alibi che sinora gli ha permesso di essere prosciolto rispetto a Bologna vacilla, perché le coperture familiari che dicevano non era lui lì perché era con noi, mi domando che tipo di strategia difensiva applicherà, perché o cercherà di, e probabilmente cercherà di fare questo, non lo so, sto ipotizzando, però ragioniamoci insieme. Certamente smontare il fotogramma con una controperizia, e lo ha già detto. Immagino che la versione della moglie non sia granitica e quindi magari il suo avvocato provi a verificare se in aula la versione della moglie tiene o se la moglie ha dubbi residui. Però se questa strategia non dovesse riuscire, ecco, la dico così, mi domando anche se Bellini a un certo punto non deciderà di magari modificare la propria versione a sua volta, e a quel punto se continuerà a apparire all'opinione pubblica come l'uomo solitario che agisce su questi scenari, che entra e che esce con una grandissima perizia, con una grandissima abilità, e alla fine se la cava sempre, o piuttosto, se non rivelerà cose nuove su chi possa averlo aiutato a fare alcune di queste operazioni, se non tutte, perché certamente negli anni perlomeno l'amicizia del procuratore capo di Bologna di allora, Ugo Sisti, con il padre, con lui, è emersa in modo chiarissimo. E domandiamoci se c'è stato soltanto Ugo Sisti attorno a Bellini o chi altri. Credo che il processo di Bologna serva a questo anche, no? A capire se è tutta una questione di Ugo Sisti, che certamente lo conobbe, che certamente volò con lui quando era sotto falso nome, che certamente era a casa di suo padre il giorno dopo la strage, o se al di là di Ugo Sisti ci sono altre figure. Questa è una domanda doverosa e che segue un filo logico. Bene, speriamo che il processo riesca ad accertare ancora i tanti buchi neri che ci sono. Purtroppo il tempo sta scadendo, Giovanni, e dobbiamo lasciarti, e ti ringraziamo veramente tanto per questo tuo intervento, e consigliamo a tutti di leggere il tuo libro, che è veramente preciso e ricostruisce l'uomo nero e le stragi, ricostruisce veramente una vicenda italiana in maniera precisa e puntuale. Ti ringraziamo molto e ti auguriamo buona fortuna per il tuo libro. Vi ringrazio, grata. Regia, quanto ci manca per prima di chiudere? Un minuto e 34 secondi. Ottimo, un minuto e 34 secondi. Vabbè, direi che possiamo passare direttamente ai saluti finali, no? Come si suol dire, senza neanche passare dal via, visto che comunque il tempo stringe. Puntata, insomma, molto elaborata, ma che, insomma, speriamo che vi sia piaciuta, visto che, insomma, siamo andati a toccare una delle tante stragi che ha segnato la storia d'Italia. Bene, rapido giro di saluti, quindi proprio in regia Stefano Piccolomini, buona serata, serata e buon weekend. Buona serata. Buon weekend anche al nostro Alessandro Bartolini, rientrato veramente in grande forma. Oggi l'ho visto molto ben sudava, informato e eccitato. Eccitato e sudato. Ma insomma, ma ha ragione, cioè, la sua materia insomma, diciamo, preferita, e quindi si percepiva questa passione. Buona serata a tutti, amici.
Infatti avremmo potuto chiamare Radio Bartolini oggi, visto che ha fatto praticamente tutto lui. Quindi da Radio Bartolini è tutto, buon weekend anche da Simone Pierotti. Radio Sankara. Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo. Tutti i colori del mondo. Radio Sankara. Tutti i colori del mondo. Radio Sankara.